Radio Radicale, siamo con Mariano Rabbino di Scelta Civica per parlare degli incontri dell'OSCE con i gruppi parlamentari che si svolgono logisticamente nella Commissione Esteri della Camera, ma che sono stati organizzati dal Dipartimento Esteri di Montecitorio, come accade alla vigilia di ogni consultazione politica in Italia. Allora, che tipo di domande le hanno rivolto i membri della delegazione che è giunta da Vienna per monitorare il voto delle prossime elezioni politiche? Ma sostanzialmente la domanda che viene fatta è se riteniamo che sia necessaria una qualche forma di monitoraggio, di controllo più o meno invasivo o pervasivo sulle prossime elezioni politiche in Italia. Io personalmente, anche a nome di Scelta Civica, ho espresso, come dire, la disponibilità piena a qualsiasi controllo, verifico, monitoraggio, ma anche la convinzione che non siamo in una sorta di emergenza democratica con il rischio di brogli o manomissioni o rischio, insomma, concreto che le elezioni siano sfalsate in qualche modo. E quindi ho espresso naturalmente la preoccupazione di una campagna elettorale che rischia di produrre magari l'ennesimo Parlamento ingovernabile con una legge elettorale che non è solo maggioritaria, ma è soprattutto proporzionale e non abbastanza maggioritaria, con una distribuzione dei seggi nei collegi uninominali e nelle liste fisse che rischia di portare all'ingovernabilità. E poi è stato anche evocato il tema del finanziamento pubblico ai partiti e quindi di come verrà finanziata questa campagna elettorale, quindi delle spese dei singoli candidati nei collegi uninominali e dei partiti nei collegi plurinominali fissi. E quindi della modalità attraverso la quale verranno raccolti i fondi per la campagna elettorale, che evidentemente non può che essere una modalità privata da parte di singoli individui, cittadini, associazioni, gruppi di pressione o imprese che possano più o meno aiutare questo o quel candidato, questa o quella forza politica. Di questo si è parlato. Sono state fatte domande su presunte intromissioni che potrebbero esserci state nel recente passato nella politica italiana da parte di potenze straniere, così come abbiamo visto nelle polemiche di questi giorni. È stata rivolta questa domanda? Non mi è stata rivolta, ma sono stato io ad evocare il tema dicendo che probabilmente questi sono i nuovi ambiti in cui l'OSCE o organizzazioni simili farebbero bene a intervenire, cioè ambiti nei quali l'informazione, la campagna elettorale può effettivamente subire dei condizionamenti o delle interferenze illegali. Perché è evidente che se attraverso il web, attraverso i social network, attraverso tutto ciò che è il mondo digitale, vengono fatte passare informazioni errate, le famose fake news, notizie false, notizie denigratorie, beh, queste informazioni su larga scala, non su piccola scala, possono condizionare l'elettorato e quindi possono anche condizionare poi il libero esito di una consultazione elettorale. Questo tema io l'ho evocato e ho sollecitato l'OSCE a concentrarsi possibilmente più su questi versanti che non sul singolo seggio da controllare per vedere se l'elettore ha votato liberamente o meno o se c'è stato un condizionamento, anche perché almeno sotto questo profilo dobbiamo dirci che la legge elettorale è una legge elettorale molto semplice, è una legge elettorale che prevederà due schede, una per la Camera e una per il Senato, la possibilità di esprimere un solo voto per il partito o per il candidato nel collegio uninominale, con ricaduta simmetrica e speculare, quindi sotto questo profilo è una legge elettorale molto semplice, che non si presta a brogli particolari. L'ultima valutazione è stata evocata dalla Commissione di Venezia in merito al fatto che la legge elettorale è stata appena varata e si stanno varando i decreti legislativi sui collegi uninominali e che la data del voto è troppo ravvicinata rispetto al varo della legge elettorale. Non è stata evocata dai commissari dell'OSCE, ma ancora una volta sono stato io a sollevare il tema, e cioè indubbiamente un'anomalia, ma questo fa parte della nostra infinita transizione italiana incompiuta e di una legislatura, la XVII, che era partita con l'obiettivo di cambiare la Costituzione, di riformare la Costituzione, ed è arrivata proprio solo in extremis a darsi una legge elettorale diversa da quella che era stata bocciata dalla Corte Costituzionale, il vecchio Porcellum, visto che l'Italicum non è sopravvissuto e non ha poi avuto la possibilità di esprimersi. Sotto questo profilo ho detto che certamente è un'anomalia arrivare ad una legge elettorale così tardiva rispetto alla durata della legislatura, ho però sottolineato che perlomeno
al netto dei 5 Stelle, questa legge elettorale è stata votata sia dalla maggioranza parlamentare sia da due rilevanti partiti del centrodestra, cioè dell'opposizione parlamentare, cioè Forza Italia e Lega Nord. Bene, la ringrazio molto della sua disponibilità, ringrazio Mariano Rabbino di Scelta Civica, membro della Commissione Esteri di Montecitorio. Grazie a voi.